Ciao, io sono Lion WGF e l'unica cosa che mi importa nella vita è raccogliere banane grandi. Wow, mi piace un casino raccogliere le banane grandi. Sì, buttatemene ancora. Che cosa avete visto voi? Non avete visto niente? Questo è il video sulla famiglia di Agiwagi. Video kill the radio star. Signore, ma guarda dove vai, brutto pirata della strada. Ma tu lo sai chi ti ha dato la patente? Sei una vergogna, una vergogna. Signore, sto chiamando io prima, così ho più ragione. Lei è una vergogna, non mi chiami per nome. Non ho intenzione di farle un autografo mai. Mai, mai. Non so chi è lei. Chi è Francesco? Chico, oh mio Dio! E so io, vedi? Ma è incredibile! Sì, ma chiamo ugualmente la polizia, è vergognoso quello che hai fatto, mi sei venuto addosso col motorino. Io stavo trasportando. Stavo trasportando il mio amico Silvio, il pipistrello, e tu me lo stavi per ammazzare pure. Guarda qui che bello che è. Oddio, è scappato, è finita. Addio. Addio, come si chiamava? Aspetta, no, un attimo. Poverino. Vabbè, non può andare in giro, poi è pericoloso, eh. Magari va in giro, si ammazza, si butta sotto un ponte. Io non ho amici, non ho portato nessuno con me. Lo so, è da un po' che non ci si rivede, eh. Però ci eravamo dati appuntamento qui, ho se mi ricordo bene. Ho passato tante di quelle avventure, sapessi dai, io, che non ti sto sapessi neanche io, a dire. Sapessi però ho preso i souvenir almeno, ho preso souvenir. Oh, anche io ho portato una valigia di souvenir. Guarda, è bella. Oh, e ho anche un amico da farti rivedere. Guarda un po', Rainbow Yo-Yo, te lo ricordi? No, non mi piace, quell'amico lì non mi è mai piaciuto, lo sbatto, tipo, non ci voglio parlare. No, non ci credo. Guarda lì nella boscaglia, ci sono quei due. No, che schifo. Oddio, che schifo. Ma stanno facendo cose vietate ai minori, penso. Può essere che siano fidanzati nel corso del tempo. Andiamo a vedere, magari. Ma sei pazzo, non voglio vedere che schifo. Si danno un bel bacione. Ma non sono bello, che sennò mi bruci, marshmallow schifoso. Ma c'è Tazziccia da qua, c'è. Ciao Lion. Come va? Come state? Vuoi la Tazziccia? No, grazie, dalle appena mani tue cotta. No. Sei ancora tu? Da quanto tempo? Certo che sono ancora io, no, chi dovevo diventare un altro? Sì, ma che domanda è? Certo ma che sono io. Ma è rimasto uguale. Ma grazie, il tempo passa per tutti, ma non per me. Giorno. Grazie. Voi siete peggiorati però. Sì, sembra da che me. Stavamo facendo del campeggio qua. Marshmallow? Sì, da te guarda. Lo Tieni. Prendo, da te lo prendo perché cambio idea. Guarda, comunque mi fa piacere rivedervi qui in città, è molto bello. Io mi ricordo che ci eravamo dati appuntamento di rincontrarci dopo un tot di anni, effettivamente. Forse è arrivato il momento. Ma io mi stavo aspettando da non so quanto tempo in realtà. Infatti abbiamo fatto la tenda. Certo, proprio. Certo, è normale, hai pensato bene di mangiare con Alex. Tanto lui solo quello sa fare. Vabbè, allora ho fatto le salsicce io. Venite con me, ho visto, tra l'altro, se non ricordo male, questi sono i vostri motorini, avete parcheggiato qui. Sì, sono un po' impolverati. Anche un terzo. Dov'è Anna? Scusami. Aspetta, Anna, lo so io dov'è, l'ho lasciata da qualche parte, ha detto che voleva da campeggiare. Da sola l'hai lasciata, non ci posso credere. Vabbè, può rimanere un pochino. Venite, ve la faccio vedere. Lì, vedete, nella boscaglia, un pochino ignorante. Ma che sta facendo? Stanno ascoltando. No, sta prendendo il sole. Sì, sta prendendo il sole nel bosco, sotto gli alberi. È svenuta. No, oddio. Ma non è svenuta. Vado a chiamarla. Anna! No, è svenuta. Cosa stai cicciando? Sta susciando il succo di frutta alla prugna. Anna! No, non voglio niente. Ma non sto sono leggendo, un mercante, Anna. Guarda chi ho portato. Le ho detto che non voglio niente. È la terza volta che viene qui che mi vuole vendere orologi. Sto leggendo, via. Ma scusate, una domanda. Siamo noi. Ma questa salsiccia nell'inventario a me quando è che è arrivata? Perché avevo detto che non la volevo. Io. Ho detto che non la volevo. Ma era buona, non sai cosa ti perdi. Allora, la prossima volta che mi dai. Ma siete voi che fate macello? Sì, scusa un attimo. Ecco chi è. La prossima volta che mi dai una salsiccia senza che io te l'ha chiesto, chiamo la polizia. Ciao Ryan, non puoi denunciarmi, illegale. Ciao Anna, ho portato gli amici. Ciao visto? Anna, un corno. Io stavo qua a leggere, grazie di Dio arrivate voi che fate. Sì, dammi la salsiccia, bolla la salsiccia. Nessuno la vuole la sua salsiccia, però lui la è molto la, molesto, la dà in giro. Se ti devo io dire. La offro. La offre, nessuno la vuole, quindi rimane bocca scelta. Comunque siete in forma sbagliata, tutti quanti. Gliel'avevo detto anch'io. Oh, gang dei motorini, salite a bordo, facciamoci una foto. Gang dei motorini. Ah, siamo da un po' che non ci vediamo, quindi secondo me una bella foto ricordo ci sta tutta, stringiamoci un pochino. Vai. aspetta che non c'entro. Aspetta, vai in mezzo, un po' di manovra, streccato. Streccato, sei in mezzo. Streccato, vai al bordo della foto, facciamocela senza distreccare. Oh, bellissimo. Mi così vedi? Ma che belli. Streccato è andato dalla parte sbagliata della foto, guarda che imbecille. No, ammetto, tutti mettermi lontano. Fai schifo. Così io sono in mezzo, streccato, ti risulta che io sei in mezzo? Brum brum. Aspetta. Ma con le direzioni che lo esce, che pagliaccio. Perfetto, guarda che belli. Così è giusto. Va bene. Così è giusto. Se io la carico su Craftstagram quella foto, ti cancello. Metto like, metto like di brutto. Va bene, io a lui lo cancello comunque, ve lo sto dicendo, non esiste. Ma allora dove si va? A pranzo
fuori? No, si va a casa di Ughi Ughi e Chissimissi. E voi chiederete no, perché? Ma no, è brutto. Eh no, invece è bellissimo. Ma ci mangiano loro, altro che pranzo fuori. Questo qui è un'attrazione turistica. Dicono che è bellissima, eh. Ma tu puoi andare. Ma non ci hanno mica invitato. No, ma non serve l'invito. Vedi, tu puoi entrare. Ma io non voglio andare. Scusa, non mi piace. Ma no, ma te lo fai piacere. Ma a parte che tu non piaci a loro, casomai. Quindi forse non ti fanno entrare. Non è vero, non gliel'abbiamo ancora chiesto. Sai perché? Perché gli assomigli. Assomigli a Chissimissi. Quindi potrebbe ingelosirsi. Magari dice Ughi Ughi vuole. È vero, può essere. Guardami, sono uguale. È solo gelosa di me. È vero, un pochino, eh. Guarda, è brutto che sei. Stesso schifo. Stesso schifo. Non è vero. Ma dai, non è brutto. Guarda com'è bello, tutto pelosino. Però Alex è Alex brutto. È brutto. Alex è brutto. Ma non è vero, anch'io sono pelosino. Guarda, no, che, via, no, che ma che pelosino. Tu sei rognoso, altro che pelosino. Vabbè, ma che schifo. Entriamo, dovrebbe ma essere. Ma senza permesso, così di prepotenza. Ma sì, qua sono abituati perché si usa è usanza. Permesso, c'è nessuno? Permesso, permessone. Possiamo? Buongiorno. Oddio. Mamma mia, è signora Kiwakis. Ma buongiorno, che bello vederla. Guardi, cosa fate in casa mia? Ma questo è Alex, scusa, è palesemente Alex. No, è Kiwaki, là io non sono uguali, sono simili, l'hai detto prima. Ma guarda quanto è alto. Tesoro, dove sei? Oddio. Ma che... ti vedo, dove sono sei? Sono nell'atrio. Ma questa è palesemente Anna, ma che cos'è questa baracca? Ma che bei bambini che non siete? Siamo bambini, siamo adulti, abbastanza grandi. Con questo sì. Non state guarda, così vicini. Non è bellissimo tesoro. Un po' più lontano, un po' più lontano per favore. Lo vorrei avere quasi. Io lo voglio forse. Questo bambino non ha educazione. Lo insegneremo noi. Ma vi faccio a pezzi, oh! A parte che tu sei Alex e tu sei Anna. Ma cosa siete, scemi? Ma che non so di cosa stai parlando. E dove sono loro allora? Dove stanno? Li hanno rapiti? Dove stanno allora Alex e Anna, eh? Dove li avete messi? Li abbiamo mangiati? Sì, mangiati. Mangiati, buoni. Capisco, capisco. Che pagliacciata. È saporito. Va bene, allora dicevate che volete prenderci in famiglia, giusto? Possiamo stare con voi? C'è proprio un bel tesoro. Molto un bel tesoro. Sono bellissimo. Io, amici, ho già firmato i documenti. Anche lui? Documenti di adozione. Vabbè. Ma ti già, ma siamo appena arrivati. Non avevo dato il permesso. No, sono loro due. Va bene, anch'io sì. No. Ma state parlando di me? Sì. No, non mi piace quello là, non mi piace. Cioè, brutto, mi copia il pelo, non mi piace. Ma c'ha capelli, magari c'ha le pulci. Ma sai che forse non è solo che è invidiosa, è che proprio sei orribile. Cioè, no, io non te lo vorrei dire, ma, però. Ma davvero? È inguardabile di pesci. Ma mi rubi il mio Ughi Ughi. Ughi Ughi, hai capito? Devi andare via. Vabbè, vi aspetto qui fuori. Sì, fai non campeggio da sotto, poverino, però. Mamma mia, un po' dispiace. Ma non lo vogliamo in casa mia, eh. Sì, però la signorina ha una bella nostra voce da Kissy. Nostra tesoro, nostro. Ma lui no, fai bene. Ma no, che cos'era questa cosa? Ma cane, scusa, cioè, cane, scusa, ma cosa ogni stai dicendo? Giorno mi pento di averlo sposato. Fai di nuovo. Io mi pento di avermi sposato. Si è sposato da solo, è un imbecille questo qua. Vabbè, possiamo fare un giro di casa visto che ci avete adottato? Va bene, facciamogli vedere le stanze. Grazie. Ma certo, tesorini. Allora, questa sto qui che bello. È un bellissimo scialottino con la cucina. Bellissimo. Gigantesca TV. Bellissimo salottino con il computer anche. Guarda, è bella la tastiera. Mi piace questo? Questo qui è. Ti piace il tabletto? Mi piace il tabletto di brutto, devo capire. Arafalo di brutto, prendilo su. Posso andare sui siti. Questa è casa vostra. Sì, grazie, casa nostra. Ok, grazie mille, bellissimo, me lo sono ciulato. Volete di brutto. Volete fare un po' di pappa prima di vedere il resto della casa? Io ho un po' di fame. Mettetevi a tavola, bambini. Sì. Però con qualcosa di buono. Lion, apri la finestra, fammi entrare. No, ho detto fuccioso. No, che schifo. Schifo. Dai, cioè, ti hanno detto che non ti vogliono, però. Tesorini, io preparo la cena. Sì, grazie. A tavola. Scusa. Voglio stare con voi. Ma non puoi, non puoi. C'era spazio per due. Hanno preso me e lui. E te niente. Mi ma come scendo? Io non so come. Ti rompere le gambe. Buttati, dai. Così viene un. Magari viene un condor e ti divora. Ma è morto. Speriamo. Vieni, vieni, Cico. Venite a tavola. Che vi presto il cibo. Vi presto il cibo. Devo ridarglielo. Ecco qua, tesori. Scendetevi pure. Sì. La mamma vi ha preparato delle cosine buone. Ah, che bello. Zuppa secca. No, no, tesoro. Quello non le piace. Allora, per te questa bellissima melanzana. Per te queste nuts, ecco qua. Nuts. Ma sei schifo, sembra qualcosa di coniglio sempre. Sono le palle. Mangiate le verdure, i broccoli. Va bene. Oppure c'è la zuppa di broccoli, ecco qua. Ma che schifo è sta cucina. Che buono. Vi fa bene la zuppa di broccoli? Io mangio tutto, io sono goloso. Di grato. Sì, grato. Le vuoi anche te un poco di nuts? Sì, guardi, mi mancano giusto quelle. Ecco qua. Ah, neanche nel piatto me le butta lì così. Dai, ma
anche nel piatto. Anche una bella melanzana. Ah, anche questa mi serviva. Che bello. Grazie. Oh, allora noi andiamo a giocare un pochetto, così smaltiamo il pranzo. Volete qualche giocattolino? Guarda, io ho tanti giocattolini. Sì, non li voglio vedere i suoi. Basta, vi ammazzo. Allora, tra un attimo veniamo. Adesso volemmo stare da soli, vieni Cico. Lascia mangiare i bambini. Ecco, lascia Carlo. Giocare i bambini. Vatti a guardare lo sport. Guarda, ecco, guarda. Buio. Vatti a guardare le cose di Aghiwaghi, vai, vai. È un imbecille quello là, però. Ma lascialo stare, guarda, paura. Io ti dico la mia. Secondo me Alex si è fatto assumere come mascotte, però fa pure schifo e quindi lo hanno trattato male, l'hanno messo a fare Aghiwaghi. Oh, ma guarda, veramente io perché sono venuti qui, io non voglio farlo. Alex gli dava proprio paura. Però Anna mi stupisce, si mette anche lei, ma poi che schifo di cibo. Ho pagato tanto, però guarda il lato positivo. Che roba è quella? Oh, che schifo! Non legge il nome. Come no? È un tofurkey, buoni. È un to. No, è letale. È un tacchino vegano, bellissimo. E poi qua c'è zuppa secca. Io mi hanno dato. Oh, buona quella. Sì, la vuoi? Tieni, guarda. Dammelo un po'. Comunque, poi hai sentito anche qua che ha detto che ti vuole avere. No, non è vero questo. Io ho sentito a te. Ha detto a te. Ha detto a te. Ha detto a te. Ha detto voglio avere quello lì. Bambini, venite a rilassarvi. Vuole avere. Tesorini, volete venire a giocare in piscina? No. In piscina. Però se c'è, se c'è anche chi. No, no, questo è un maiale. Ma Cico, ma veramente. No, te l'ho detto che ti vuole avere. Aghi? Quante volte ti ho detto di non mettere le mani addosso ai bimbi? No, che schifo, è una cosa che fa spesso. Il seriale volte. No, mi dissocio. Scusi, signora, andiamo in piscina, però magari. Certo. Da soli. Ma tengo la larga. Aghi, vatti a guardare lo sport. Ecco, vai a guardare lo sport. Va bene, vado. Oh, era lì dietro l'angolo. Mamma mia, pauroso. Oh, mettiamoci questa qui, Cico. È per voi, bimbini. Questa qui. No. Questa no, è troppo grande, troppo grande. Per voi, era piccolina grande. Però questa qui. Ah, bene, questa qui allora. Cico, vai, entriamo insieme. Ci siamo i due amici, sì, però qui, eh. No, lei è rotta la piscina. Hai rotta la piscina, non ci posso credere. L'ho rimessa, ok? Stiamo dentro. Ok, bravo, giocate con grazie. La papera. Giochiamo. Non ci stiamo per ora. No, ci stiamo. Volevo giocare fuori. Anche con la mia. Ma basta, vai via. Porchetta. Ma fa cagare, vai via. Ti denuncio. Oh, ma... i miei figli ormai. No, Cico, no, è terribile. Siamo hai firmato tu il contratto, ma c'è ancora quell'altro brutto pulcio. No, voglio farmi anch'io il bagno. Oh, diamogli caso così. Ma di sì, diamoglielo così lo possiede. Allora, vieni dentro. Vieni. Grazie mille, non mi lavo da mesi. Aghiwaghi. Oh, mi lui vuole fare il bagno di brutto. Ma papà? Vieni a fare il bagno con me. È il tuo daddy. Non ci posso credere. No. Vabbè. Segui le marchette. Tesorini, è ora di andare nella sala dei giochi. Andiamo. Sì. È che bello. Che tutte mie. Sì. Adesso vedi il barcone, però no, ci posso credere. No, è stato bello, è stato bello. Andiamo anche noi. Quante volte ti ho detto di non lasciare le barchette in giro. Poi portalo aggiusti. Quelle sono mie, non toccarle. Per i bambini. Per i bambini. Non no, questo qua io mi distanzio di brutto. Ah, bellissimo. Oh, il scassello. Oh, andiamoci dentro, ripassiamo, sì. Oh, ma bellissimo, l'ave. Oh. Qua vi metto anche un bel Minecraftopoli. Ma è grande vista qui. Il Minecraftopoli, quello lì ti piacerà a te. Cioè, volete fare dei disegnini, vi ho portato i colori. I colori, bellissimo. Qua io, artistico. E poi so che questo bel bambino piacciono tanto gli gnocchi. Non ci credo. No, impuntatelo ben bene, vai. Sì, che Madonna, grazie, bellissimo. Gentile. Ma prego, tesorini. Vi lascio giocare. Conviene che va a controllare cosa sta facendo suo marito, perché andiamo anche io. Levo le mani da bambino. Aspettami qui. Vado vai, muoviti però. Perché secondo me qua sta succedendo il pandemia. Destra, sinistra, su. Balla, bravo. Ma che, cosa vuol dire? Guarda destra, come sono bravo. Oh mio Dio. Su. Avanti. Cosa stai facendo? Sto facendo giocare il bambino. E perché lo guardi così fisciato? No, basta. Perché mi piace giocare. Basta. Cioè, così è puoi bannabile. Puoi sparargli, per favore, no, che è indecoroso. Allora, bambino, anche te però. Ma stava giocando a parte che c'hai 50 anni suonati ormai, in anni di gatto, quindi non puoi più essere bambino per niente. Ma lui è mio amico, me l'ha detto. Sì, vabbè, allora anche lei. Trenino. Ma basta, fuori tutte e due, fuori. Vado a preparare la cena. Tu no, cretino. Tu no, streccato. Ma cosa sei, deficiente? Ma sei un imbecille. Basta, esco fuori di casa, non mi vuole nessuno. Ma questo è tu. No, ma io non c'ho parole. Ho detto tu non devi uscire. Ma cosa sei, cretino?
Vieni qui. Ma tu non mi volevi. Ma non ti voglio tuttora. Sei un imbecille. Cosa ti devo volere? Tonto, tonto, tonto. Puoi giocare con il mio unicorno. Ma va fuori, fuori. Mi dici fuori, dentro, fuori. Fuori e basta adesso. Cico, sono stressato adesso. No, Lion, c'ho un problema. Ho letto la causa del contratto. C'è scritto che Agiwagi ci deve possedere tutto il giorno. No, ma non basta, ma anche tu, ma sì, basta, no, ma tu ti io morte. C'è scritto, però to. Oh, che bambini, che ma anche te, chi ma vedo? Va a cagare. Oh, non se ne può più. Adesso fammi ritrovare quell'altro maniaco. Cosa sei, dietro l'angolo? Dietro l'angolo sei? Ho il giocattolo. Te lo do io il giocattolo. Fan bagno. Che cavolo. Città che vai, usanze che trovi, ma fino a un certo punto. Non è che uno può pensare che si trova davanti questo genere di cose. Oh, tu hai già rotto ma le palle. Non mi fare niente con quella cosa in mano. Ci siamo rincontrati da 3 secondi, già mi stai sulle balle, eh. Vedi come ti devi fare. Non farmi del male. Allora andiamo insieme al McDonald's per fare pace, ti va bene? Ho fame, va bene. Ma anch'io, amici, posso, di vero non voglio stare qui con la Kiwagi. Va bene, però mi devi fare un favore. Allora, siccome io mi sono portato le munizioni per il fucile, però non sono giuste perché queste sono incendiarie, non mi va. Ah, dimmi il tipo di fucile preferito. Quelle dimmelo. Normali, per favore, perché devo usare questo, capito? Allora, le rubo da Kiwagi. Ti ringrazio molto, arrivo. gentile. Noi intanto andiamo al McDonald's, va bene, strecatto? Sì, ma lui sa dov'è? Per forza, no? Sarà facile. Vabbè, andiamo. Che bello. Che bello. Oh, ma è cosa ti ha fatto? È da tanto che non siamo insieme da soli. Vabbè, ok, guarda, cambio subito strada se fai così, te lo sto dicendo. No, e allora regolati. Amichevole. Allora, cosa ti ha fatto Agiwagi quando stavate giocando insieme lì? Ho visto che vi divertivate. Abbiamo giocato con le paperelle, le bello, barche. Bello. Ero il capitano. Oh, no, ci posso credere, porca. Stiamo andando al McDonald's da soli. Oh. No. No, Agiwagi piace. No, ad Agiwagi piace tornare a casa da solo. Vai a casa. Vuoi da un elicottero? Sì. Smettila. Oh. Ma lui mi fa fare i giochi belli. Non si accettano. Non si accetta. Non voglio niente. Basta. Oh, te, questo è pure pervertito. Detto? No, ma te lo metto di. Smettila. Va bene, no, va non bene, vogliamo. Va bene, bambini, andate, ma tornate entro la sera. Pensa a te la sera con questo pazzo. Uga, un accidente. Qua bisogna stare in guardia, Guarda, è pericolosissimo. Ogni tu sei ingenuo. Mi fa paura, però io mi fido comunque. Ma fai male, non ti devi fidare. Devi essere guardingo, anzi. Eppure quell'altra, chi si missi. No, lei mi sta molto antipatica. È un sacco invidiosa e mi tratta sempre male. È qui al McDonald's, ma... Oh, salve tesori, cosa volete ordinare qua al McDonald's di Kishimishi? Ma non è il McDonald's di Kishimishi, è il McDonald's come e basta. No? Tu se ti metti davanti un'altra volta vai a finire all'ospedale. Cosa? Mi volevo tanto le patatine. Allora, questo qui è l'unico avvertimento che riceverai, va bene? E tu stop, invece? Stop, leggermente fuori. Questo ha perso la voce, cos'è successo? Imbecille di brutto, complimentone. Ah, mi aiuto! Bravo. Amici, dove è finita la mia voce? L'ho ritrovata, meno male. Meno male. Scusami, non ti prego. Meno male. Te lo ridate, però non caricare, non sparare. Che fai prego, schifo no? A tutti anche non tu, prego, c'era scusa. Bisogno di un altro che facesse schifo, era proprio necessario. Signora, siamo pronti per mangiare noi, abbiamo anche una certa fame. Ma allora tesoro, vieni qua vicino alla cascia, vieni. Sì, però allora per te ti do, ecco qua, del pollo fritto. Ma qual è il nostro tavolo? E anche delle chips con la salsa, ecco qua. Si è ripresa tutto, però Lion, che c'è? Lion, guarda sulla sinistra. Ancora? Tesoro, cosa gli stai prendendo? L'hai fatto prendere un colpo. Ti hanno detto di stare a casa. Vattene a casa. Ero in bagno. Che schifo. Tornaci in bagno pulito. Che schifo. Scusate. Dagli andremo... qualcosa di verdura. Andremo al sedere noi, aspettiamo il cameriere. Il signor Ughi Ughi magari. Ecco, sediamoci. Venite, amici miei. A quello rosa porta i broccoli, ecco. Ma questo cibo è già mangiato. Lion, ma perché siamo venuti qui? Perché c'è lui? Ma non lo sapevo. Cosa volete da mangiare? Buongiorno. Bambini. Allora, vorremmo ordinare, va bene? Broccoli. No, quelli a strecato, non a noi. Vorrei un panino. Mi piace il verde. Allora, stia zitto, perché sennò qua va a finire come prima. Allora, prendo. Aspetti, Allora, come si spiatta il piatto? Un attimo che non viene via. Spiatti il piatto, però. Non viene via. Cosa devo fare? Aspetti, io tolgo. Mi dia la roba. Voglio quello che c'è lì sopra non il piatto. Non sta riuscendo a spiattare il piatto. Spiatti poi. Il piatto. Oh, il piatto. No. Ma il piatto è impossibile. Ma io spiattare. Voglio quello lì. Voglio quello. Quello magari è andato male. No. Guardi, mangi quello che gli ho dato. Ma quello lì è più caldo. Ho detto che quello. Voglio quello. Ok. Oddio. Quello lì voglio. Dai, forza. Si sta arrabbiando gli uaghi. Quello voglio. Allora. Non sto avendo. Tesoro, torna qui per favore. Che ogni volta è un
inferno quando vai a tavola. Tesoro, questo piatto incollato sul tavolo. È spagnolo, ma signore. Ma che è finto. No, è vero. Allora, io penso, non ce la faccio davvero più. Quello voglio. Ha già un razzetto. Basta. Voglio spostati. Quello lì voglio, quello lì. Vede, quello lì mi piace, voglio quello. Cosa sta facendo? Non riesce, mi sa. Senti, tesoro, allora te te mangi questo panino. No, voglio qua, quello bello. Lì, voglio quello. Ho detto che voglio quello. Ma quale vuoi, tesoro? Questo qui. No, niente. Oh, la pasta. No, ha rotto il piattino. L'ha rotta. Ma se l'è mangiato. No, no. Viene il pollo con le patatine. Grazie, basta. Anche buttare te pollo, monnezza, patatine e panino. Basta, ho detto. La signorina mia! A me non ha dato nulla! Toh, ti do una patatina. Tu c'hai i broccoli! Grazie mille! Ok, amici, allora, adesso che ci siamo rifocillati, io ho un sacco di mannette. Questa te la mangi te, questa te la mangi te. Ma che schifo, no, no, te la vado a cercare questa. Te. Sono buone le verdure! Sì, sì, una meraviglia. Oh, volete una banana per caso? Oh, bella lunga, passa, passa, passa. Tiè, vuoi dare un morso anche tu? Io ho questa cosa bella grossa! Va bene. Che schifo! Qui vuoi una banana, signora Aggie Waggis? No, io non mangio, faccio la dieta dei bambini. No, schifo, ma no, è ancora peggio. No, vabbè, andiamo via. È proprio disdicevole questo posto. Meno male che non sono un bambino. Oh, lasciamogli staccato così si calma. Sì, vai, fate mangiare. Vai, 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 ciao, 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 ciao. Andiamo, Chico. Adesso che Aggie Waggis sta con Strecatto, secondo me possiamo vivere un'avventura tutta nostra e vivere questa città come Dio comanda. Dai, sono traumatizzato, non voglio più vedere Aggie Waggis. Ma dai! Oddio, ma ancora! Scusa, ma cioè già l'hai già mangiato Strecatto? Non serve a niente. Lui. Vabbè, chi sapeva vuoi? Male. Sapeva male. Ciao, tesorini, dove state andando? No, ti prego, non mi sparare. Che peso. Non farlo, non farlo. Che peso, però. Cioè, io volevo stare da solo. Cioè, dammi il manzo. Il manzo, chi è lui? Il no, manzo. Sono un manzo. No, no, no. Digli. Senti, che Cico. Allora, tu devi tornare Cico. In terapia perché è veramente insopportabile. Saliamo questa sui cosa. Motorini, ah, e bene, diamoci. Va vai. Bene, mogliettina. Vai, vai, vai. E perché non ce n'è? Poppy, vatti a prendere il gatto rosa. Vai, 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 vai. Via, 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 via. Cico. Vai, vai, vai. No, no, Chico, metti la quinta perché ci stanno appresso. Chico, Chico, stanno... Chico, aspetta. Faccio una mossa kung fu. Ok. Oddio mio. Chico, che fatica. Oh, sta città bisogna che ce ne andiamo prima di subito perché io non voglio più, diventa tutti matti. E di gente che tocca, ti palpa. E poi c'è Strecatto, già per quello bisogna andare via, secondo me. Vabbè, l'hanno mangiato almeno adesso, guarda il lato positivo. Ok, sì. Ok.